mondiale del donatore di sangue, io ho voluto giarla con questo binario, se si sente mi sposto un po' più vicino di qua, tanto non cambia, con questo evento straordinario che vuole dare il solco della sensibilizzazione alla donazione del sangue. Lo abbiamo fatto con una coreografia studiata da Cristiana Lucifora, che si chiama Donatori di Speranza, e che vuole appunto richiamare all'importanza del sangue, oggi risorsa insostituibile, perché non esiste sangue artificiale, esiste solo sangue umano. E quindi con questa serata abbiamo voluto festeggiare tutti i nostri donatori che donano, oltre al sangue, donano vita e speranza a chi ne ha bisogno. Questo è un evento che si è potuto realizzare grazie alla collaborazione insostituibile di Croce Azzurra e di Coliseum Village di Cantù. È la dimostrazione che lavorando insieme si possono realizzare eventi davvero così, così belli. Ed è per questo che vorrei chiedere a Davide di Croce Azzurra e a Gabriele di Coliseum di venire qui per un saluto anche da parte nostra alla città di Napoli. È stato, Mario, è stato per noi un onore partecipare oggi a questa vostra iniziativa. Quasi sempre. Sì. E aver contribuito a sensibilizzare un po' tutti voi per questo impegno della donazione del sangue. Noi soccorritori ci impegniamo quotidianamente, conosciamo manovre salvavita, protocolli, istruzioni operative, ma a volte non basta il nostro intervento. A volte serve anche il vostro aiuto, quindi dateci una mano ad aiutarvi. Grazie a tutti. Sì, buonasera a tutti. Io devo dire che sono ancora emozionato e una grossa emozione si avverte passando sul telo rosso che simboleggia il sangue per qualcosa di sacro. Noi siamo contenti e orgogliosi di essere stati invitati a questo sodalizio e di aver partecipato con parte artistica per sensibilizzare sia la donazione del sangue, ma anche per tenere vivo il volontariato che manda avanti queste istituzioni che sono il nostro welfare sociale. Senza di loro probabilmente la nostra società sarebbe molto molto più povera. E quindi l'applauso va sicuramente a chi ha fatto la performance, ma devo dire a tutti i volontari che poi tengono libere. Io chiamerei qui però Ivana Matola, che è la fondatrice e la direttrice della nostra scuola di danza, che è attore, diciamo, principale dell'educazione. Grazie a tutti, grazie per essere qui. In realtà io vorrei ringraziare i ballerini professionisti e presentarveli velocissimamente. Thomas Piaggi, Jacopo, Jesus Piterano, Alessia Smorta, Chiara Moroni, Jacopo Ballato, e la ballerina coreografa che ha ideato questa coreografia, Cristiana Lucifora. Ringraziando ancora tutti voi e grazie davvero grandissimo ai donatori, ai soccorritori, alle bambine, ai ragazzi, ai ballerini e a tutti quelli che hanno contribuito a rendere grande questo momento. Grazie a tutti, buona serata.